conosciuto Alex Pina negli anni 80 e in un contesto, in un'Italia artistica che era abbastanza diversa da quella di oggi. Sono passati parecchi anni e allora fare arte contemporanea implicava avere un certo coraggio, perché non è che ci fossero tante garanzie, c'erano meno spazi espositivi, c'era una realtà molto molto meno dinamica, c'erano meno mostre, meno fiere, meno spazi anche commerciali. Via Farini nasce a Milano in un momento in cui tutti eravamo tornati più o meno da New York, parlo della generazione di trentenni, e avevamo visto questa cosa degli spazi non profit, no? L'esistenza di spazi dove si potesse creare, sperimentare, giocare con l'arte, fare delle mostre, fare come una specie di palestra di debutto per i giovani artisti e i giovani talenti. Hai iniziato lavorando così, con una coreografia semplice, ma non in maniera semplicistica. Il lavoro sul fumetto, sul cartone animato è utilizzato in senso di metafora, non è mai fine a se stesso. Infatti il passaggio successivo è quando mi sono accorto che comunque anche molti artisti intorno a me stavano lavorando sugli stessi soggetti in maniera un po' superficiale. Era un 2 più 2 che fa sempre 4, invece secondo me le cose diventano divertenti quando 2 più 2 fa 5, se non 6. Quello che fece la fortuna di Pina, e quello che fa un po' la fortuna di qualunque artista, è quello di riuscire a individuare l'icona giusta, diciamo, la chiave in immagine che diventa una metafora forte, comprensibile per tutti e che identifica il suo lavoro. Pina ha avuto la genialità di farci vedere finalmente, no? dopo decenni in cui vedevamo scappare lo struzzo bip bip, la genialità di farci una grande cortesia, cioè di vedere questo struzzo finalmente schiantato dalla sua meravigliosa incudine. Allora cominci ad accorgerti che gli artisti, i giovani artisti, i giovani virgulti, si preoccupano effettivamente generazionalmente di qual è il confine tra la fantasia e la verità, cioè se cade un'incudine su Bip Bip, anzi su Willy il Coyote, alla lunga si fa male. Il lavoro di Pina è interessante perché lui riesce a muovere questi suoi personaggi anche usando materie e tecniche molto differenti, dalla scultura in bronzo alla corda, dalla ceramica al disegno. Ogni idea, per forza di cose, si deve andare a chiudere in un'esecuzione. Si tratta semplicemente di trovare il materiale più idoneo a far volare quell'idea. Allo stesso tempo, cioè, devo confessare che questo mio bisogno di saltare spesso da un materiale all'altro è dovuto anche al fatto che io mi annoio molto facilmente. I will be king. And you will be queen. Il disegno è così importante per Alex che anche in questa mostra, Heroes a Modena, talvolta è sostituito anche semplicemente dall'ombra portata di una scultura. L'ombra nel lavoro di Pina è importante perché in un certo senso non è semplicemente qualcosa che si aggiunge all'oggetto tridimensionale, ma è il suo controcanto. Ho cercato di spostare il centro dell'azione più su un discorso meno sociale, più interiore. Farlo tramite la scultura è venuto da sé che entrasse in gioco la figura umana, perché volendo mantenere un'iconografia semplice, più comunicativa possibile, era la soluzione ideale. Rimanendo però ancorati sempre a un modo di lavorare leggermente sganciato dalla realtà. Questi eroi di Alex Pina sono degli eroi a cui sta per succedere qualche cosa. Sono fatti di corda e li vedi camminare come dei funamboli e per poco non rischiano di cadere. Sono fatti di bronzo, ma sono così esili che hai paura che vadano in mille pezzi, che si rompano da un momento all'altro. Ecco, questo da un momento all'altro che secondo me costituisce
paradossalmente la fragilità e la forza dei suoi eroi. Questi eroi sono il riflesso di tutti. Sono eroi nel momento in cui si accorgono di esserlo. Quindi non sono eroi che compiono un gesto più o meno eclatante. Sono eroi che riflettono la stanchezza nell'aver compiuto qualche cosa di grande, che può anche essere una giornata normalissima. Questo lavoro, che ho intitolato Monumento al quarantenne, è qui perché fra una settimana compio 40 anni. E essendo questa una mostra dedicata agli eroi nascosti, mi sembrava carino dedicarmi un lavoro. Questo è stato un tiro a segno per anni. E tutti i tappi che mancano dal muro sono quelli sulla mia schiena. È solo che i tappi sono qualche cosa di effimero che passa sempre via, quel compleanno che poi ci buttiamo alle spalle. Anche questo ha a che fare con quest'idea di maturità, di crescita, che in effetti è scandita da questi terribili rituali cronologici, i 20 anni, i 30 anni, i 40 anni, e poi però è una maturità che non arriva mai. Ecco, Pinna secondo me ha questa delicatezza di farci capire che la maturità è sempre un processo che ti sfugge sempre leggermente, non riesci mai a chiudere il cerchio, no? Sei sempre un eroe, sei sempre un po' stanco, sei sempre un po' troppo magro per avere le spalle larghe per portarti il destino che ti tocca. Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende. Depende. De qué depende, de según cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende.